Konnichiwa e benvenuti voi nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer, ben ritrovati tutti voi qui su Nier Automata per un nuovo episodio. Allora, se ben vi ricordate, noi dovevamo andare a parlare con Pascal nel suo villaggio, ed eccoci qua nel suo villaggio, e vediamo un po' di andarci a parlare, non subito, ma proprio immediatamente, vediamo un po' che caso ci deve dire. Pascal, eccoti qua. Oh, sebbene mi stavo preoccupando, vista forse quel terremoto? Per prima nella zona del villaggio, né voi vi siete fatti male. No, direi proprio di no. Non sarà una regia, ma fate come a casa vostra. Va bene, ok. Allora, vediamo un po'. Allora, a questo punto teletrasportiamoci nel nostro accampamento, va? Trasportiamoci lì e vediamo un po'. Veramente incredibile questo Nier Automata, ragazzi. E poi comunque ovviamente cercherò di finire col tempo, insomma, che i giochi di ruolo giapponesi sono stupendi, veramente spettacolari, con storie incredibili, gameplay incredibili. Però sono comunque lunghi, insomma, anche questo Nier Automata, a completarlo tutto, veramente ci si passano infinite ore. Allora, andiamo un po' da Anemone. Tutto a posto? Che succede, Anemone? Ultimamente siamo rimasti indietro con lo stoccaggio dei materiali. La persona che se ne occupa di solito è affidabile, ma ultimamente, beh, a dire tutta, sta battendo la fiacca. Credo ci sia qualche problema personale che la distrae. Non conosco bene tutta la storia, ma ho intenzione di scoprirlo in modo che non disturbi più le nostre operazioni. Puoi trovare il responsabile in cima all'impalcatura sul retro dell'accampamento? Ti piacerebbe andarci a parlare? A parlare. Da dove caspita si passa? Di qua? In cima all'accampamento, ma di qua? Ah, ecco qua, missione, vediamo un po'. Sì, perché non posso fare a meno di pensarci. A cosa? A fare a meno di pensare a cosa? Infatti. Chi siete voi? Siamo della squadra Iora. A noi ci ha detto di fare come fossimo a casa nostra. Oh, va bene. Allora, a cosa non riesci a smettere di pensare? Oh, è un'amica, ha una scatola che suona quando la apri. Non riesco a togliermi dalla testa quella musica. È così bella, non ho mai sentito niente di simile. Quel che è peggio, mi ricordo solo la prima parte della canzone. Ah, sto andando fuori di testa. Mi sa, come vorrei che tornasse dall'accampamento e sentirla ancora una volta. Ma lasciamo perdere, va. Lasciamo stare qua, di cose ce ne stanno fin troppe. Ah, qua è bloccato. Ok, vabbè, vediamo un po'. Quali sono questi membri della resistenza? Ok, andiamo di qua, va bene, ok. Oh, 9S, e togliti, cavolo. Oh, si era buggato, cazzarola. Ecco, brava, zumpetta, bravo. Allora, qua raccogliamo. E a questo punto, boh, direi di andare un po' in esplorazione. Allora, trasporto, vediamo un po'. Rovine, città, torre, deserto, Ulan Park, no, villaggio di Pasqua siamo stati, fabbrica, ingresso. Rovine, città, torre, vediamo un po' cosa ci sta di qua. E vediamo un po'. Perché se non erro, mi sa che dovevamo andare a cercare nella foresta, mi pare. Però dove caspita sta la foresta? Eccola là, infatti. Per l'usa foresta attraversa la struttura e raggiungi il
punto che c'era scritto. Ok. Ma dove aspetto che andare? Di qua? Ano? Nani? Itsuninattara 9Z te yonde kurerundeska? Ma di qua? 9S de giuben tsutawaru. Ma guardate che grafica, ragazzi, incredibile, mamma mia. Questo è un punto all'Indiana Jones. Occhio. Vorrei poi magari becchiamo una buca. Cioè un buco più che una buca. Ah, di qua? Non so, proviamo ad andare di qua. Sì, dovrebbe essere questo il centro commerciale, che in giapponese si dice Depato o Depacinca. Eh sì, ci stanno pure. Deve essere la struttura commerciale di cui parlava Pascal. Già. Secondo Base un tempo era noto come un centro commerciale, infatti Depato, che vi ho detto io. Bisogna oltrepassare questo Depato. Va bene, ok, vediamo un po' di qua. Ok, vediamo un po'. No, cazzarola. Vuoi cambiare strategia? No, non voglio cambiare strategia. Vabbè, facciamo a distanza, va. No, cazzarola. Ma com'è non si può passare? No, porca puttana. Non si può distruggere in qualche modo, no? No, cazzarola. Vediamo un po'. Da dove caspita passiamo? Da qui non... Magari c'è un meccanismo? Che era quel botto? Se siamo stati umani saremmo venuti qui a fare compere e cose del genere, giusto? E direi di sì. Attenzione, le molteplici biomacchine sopra la nostra posizione. Come Banzai? Ma i mortacci vostri, come Banzai? Allora, buoni tutti, dove caspita uscite fuori voi? Curativo, usiamo subito. Aio. Aio. Allora, oggetti curativi ancora. Ok, famo così. Facciamo a distanza di sicurezza, manteniamoci. Tacci tua. Vai, facciamo un giro tondo, va. Vai, facciamo così. Liscio. E prendi questo qui, cazzarola. Buoni tutti. Oggetti. Vai, piati questo qui così. Ok, vai che abbiamo livellato. Bene così. Che fai, scappi? E schiop. Che caspita è? Sta per esplodere. Oddio. Si è scapocciato. Oddio. Che accade? Che è? Che cazzo è? Ma che è? Cocoa, dove sono? Ma che cazzo succede? Etto? Ciao gente. Come butta? Quel coso è strano. Uccidiamolo. Dove caspita va? Ma che è? Ma che cazzo ha fatto? Ma che cazzo è stato? Ma che cazzo era più che altro? Vabbè, insomma, veramente a dir poco geniale comunque Yokotaro, il game designer. Geniale, direi leggermente anche un po' strambo, però. Senti, un botto a questa parte. Dove cazzo andava quella testa? Più che altro
Ah, e vai che ci ha aperto il varco. Grandissima capoccia, grande. Grande capoccia, bene così. Mi pare che abbiamo pure livellato al livello 15. A quanto pare la foresta è poco più avanti. Ottimo così. Vai che l'abbiamo trovata 2B. Vai che l'abbiamo trovata. Ok. Ferro grezzo. Ok, direi di qua. Ok, rame grezzo, bene così. E dovremmo essere arrivati alla foresta. Ok. Dovrebbe essere lei, bene, bene. E infatti, ecco così, foresta. Ottimo così. Andiamo un po'. Mirate dentro gli nemici. No, chi cazzo siete voi? Vai, beccatevi questo, bastardi maledetti. Dacci i vostri bastardi luridi. Aio, no, 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 no. Allora, oggetti, oggetti curativi. Ok, bene così. Aio. Ok, va che abbiamo livellato. Ok, bene così. Livello 23, mortacci tua. Vai, schioppa così. E becca di questo, va? Ok. Sì, carica. Quanto ti pare. E cadi. E schioppa, ok. Bene, bene, bene così. Stiamo parlando di un re, giusto? Mm. Raccogliamo un po' tutto, va? Ok, bene così. Che caspia fossero quelle cazzi di biomacchine. Porca la miseria, vediamo un po'. No, inizia a pescare, no, mi va di iniziare a pescare. Allora, vediamo un po', qua ci sta una bella cascata, bene così. Non so dove cazzo andare, vabbè, vediamo un po', proviamo per di qua. Anche di qua segna rosso, vediamo un po'. Ok, bene così. Allora, ci sono un po' di bestiacce. Ok, un po' di... Ok. Ci sono un po' di bestiacce, però... Siete voi qui che fate casino, eh? Vai, esplodete. Ok, bene così. E vai che abbiamo attivato. Abbiamo trovato il teletrasporto. Vediamo un po', attiviamolo, va? Ok, bene così. Salvataggio veloce. Ok. Vediamo un po', messaggi. Pesca, Pascal, informazioni importanti. Ok.
Ok, bene, bene, bene così. E ok, bene, abbiamo combattuto un po', abbiamo livellato a livello 15, quindi direi pure di salutarci un po'. Abbiamo trovato anche, insomma, il punto di salvataggio con anche annessa la mappa. Via un po', anzi, fai un attimo vedere la mappa. Ok, foresta centro, bene, di qua. Ok, bene così. Allora, direi che di roba qua ce n'è. Infatti, il viaggio di Pascal sta lì. Poi, infatti, c'era un po' di foresta. Ah, qua che ci sta. Destinazione. Ok, bene. Va bene, ok, bene. Per quanto riguarda questo episodio di Nier Automata, termina qui. Io spero di aver piaciuto. Se fossi, invito a lasciarmi un bel like, un commento con i vostri amici. E seguitemi nei miei vari social, sulla pagina Facebook, su Twitter, su Instagram, sul canale Telegram. Vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui. Dal vostro Giappogamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.